come quando ci si risveglia da un lungo sonno e il mattino ci appare una rinascita. Ogni stop può essere una nuova partenza. Abbiamo ultimato una grande opera di recupero architettonico. Oggi festeggiamo il terzo compleanno della riapertura del Politeama. Oggi una nuova sfida ci attende: risvegliare il nostro entusiasmo e superare la paura. Torneremo presto a godere delle arti insieme al Politeama. Questo è un bel giorno per il Politeama rinnovato. Intelligentemente, con l'aiuto di un architetto più grande del mondo, che è il mio amico Michele Rilucchi, direi che è proprio un'occasione meravigliosa. La più grande soddisfazione sarà quella di vedere questo posto vivo, vivace, pieno di gente, pieno di programmi, pieno di persone che passano e sono semplicemente incuriosite dal sapere che cosa succede qui dentro. Oggi la cultura si muove proprio per combinazione tra discipline creative diverse. Tutte queste discipline creative possono essere oggi usate insieme e possono favorire nuova creatività. Questo è un luogo intanto di rinascita, un luogo di ripartenza in una città che è profondamente colpita dal terremoto, così come tutta la regione, per cui può essere sicuramente un bellissimo punto di partenza. Festeggiamo l'apertura di un teatro e con i tempi che corrono è veramente una gran bella notizia, perché spesso i teatri chiudono. Bentornato Politeama.